Palla al centro, un programma condotto da Ruggero Tracuzzi e Alessio Nicotra. Bentornati amici radioascoltatori a questa nuova puntata di Palla al centro, una porta sul campo. Io sono Ruggero Tracuzzi e qui a fianco a me, come sempre, c'è Alessio Nicotra. Ciao Alessio. Ciao Ruggero e buongiorno a tutti. Diciamo, questo programma ormai ha preso sempre più forma, stiamo continuando, diventiamo sempre più sicuri di noi stessi. Addirittura abbiamo un target di ospiti sempre più alto. Sì, sì, sì. Oggi... non ci ha fermato nemmeno la pausa della nazionale, oggi pensa. Abbiamo un ospite, insomma, veramente di livello altissimo. Ebbene, lo presento, sì. Abbiamo qui con noi il console onorario per l'Azerbaigian nel distretto di Sicilia e Calabria, il dottor Domenico Coco. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Sono onorato di essere qui in questa trasmissione. Vi parlerò un po' dell'Azerbaigian e dello sport anche in Azerbaigian. Perfetto. Allora, proprio per questo adesso io direi di far presentare al dottor Coco, anche in base alla partita che c'è stata. Sì, sabato. Perché ricordiamo che avevamo già parlato dell'Azerbaigian nella scorsa puntata, proprio perché sabato la nazionale azera ha incontrato la nazionale italiana e quindi abbiamo sfruttato l'occasione per avere un ospite così importante che ci parlerà appunto di questo paese che non è, cioè, magari non si conosce benissimo, ma sì, ora potremmo saperne qualcosa di più. Allora, lasciamo la parola al dottor Coco. Devo solamente ricordarvi che l'anno scorso, proprio a Palermo, sono stata alla partita dell'Italia-Azerbaigian, dove l'Italia ha vinto per 2-1, e diciamo in quell'occasione l'Azerbaigian ha dimostrato di poter valere qualcosa anche in campo europeo. Ma non di questo parlerà poi il nostro amico, il corrispondente della televisione anche turca, italiana, che poi presenterà. Con cui faremo il collegamento telefonico, lo diciamo subito così. Perfetto. E volevo dire che l'Azerbaigian in questo momento sta investendo molto nello sport. In particolar modo, come sapete, a giugno i primi giochi europei sono stati svolti in Azerbaigian, dove la nutrita e folta nazionale italiana, partecipante con quasi 500 atleti, ha fatto grande, stato un grande onore anche aver partecipato e aver portato e aver fatto un medagliere molto 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 ricco. Tutto questo anche a suffragio anche di un continuo evoluzione, perché non si ferma qui. I giochi europei, quindi organizzati egregiamente con circa 22 federazioni che hanno partecipato, non si ferma qui il discorso dello sport, continua anche con il 2016, con per la prima volta a Baku il Gran Premio di Formula 1 a Baku. Questo è un traguardo veramente importante per il paese, perché ben si conosce la potenzialità della Formula 1 e quindi ben si conosce anche tutto quello che sta dietro, cioè tutto l'ambaradan che c'è dietro la Formula 1, il costruendo anche autodromo, e la presenza sicuramente italiana a Baku molto 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 forte. Quindi seguirà la motonautica, quindi tutto questo serve a collegare molto bene l'Azerbaigian con l'Italia. Gli scambi certamente non solo in questo caso dico sportivi, ma gli scambi anche commerciali sono molto molto intensi. L'Italia per l'Azerbaigian è il primo partner commerciale per l'esportazione di prodotti dell'oil gas, diventerà ancora di più con il costruendo pipeline da Baku fino a coste pugliesi, quindi diventerà ancora di più l'Italia un partner importante per l'Azerbaigian e viceversa. C'è molta richiesta in questo momento di investimenti sia nel paese sia fuori paese, e anche proprio nel settore sportivo, ritengo che sia il settore sportivo e turistico. Noi peraltro faremo delle missioni anche imprenditoriali ma anche sportive in Azerbaigian, proprio perché lo sviluppo anche del calcio è una cosa molto ma molto sentita in Azerbaigian. Sono stati costruiti due stadi nuovi
e quindi c'è questo interesse a sviluppare il settore sia del turismo che dello sport. Allora, a proposito di questo, dottor Coco, io le chiedo a questo punto domanda quasi scontata: ha visto la partita sabato? Certamente ho visto la partita, l'ho vista in televisione, io anzi insieme al mio amico Dundar Kesapli, che ora vi presenterà, dovevo andare, lui è andato per motivi ovviamente professionali, io sarei andato per motivi di piacere. La partita chiaramente con l'Italia non si può scherzare, chiaramente, e quindi diciamo che l'Azerbaigian ha di fatto sentito la partita senza però entrare. Era anche un po' per l'Azerbaigian, ho tifato anche un po' per l'Azerbaigian. Allora, andiamo a presentare quello che è il nostro ospite telefonico, il collegamento telefonico, un altro ospite anche lui di grande professionalità, di grande importanza. Lui è un giornalista professionista corrispondente di diverse testate TV turche, nonché collaboratore per oltre 10 anni con la RAI. Tuttora collabora come professionista a Sky TG24 e a TG Con del gruppo Mediaset. Inoltre si fregge il riconoscimento come consigliere dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Parliamo di Dundar Kesapli, giornalista sportivo. Dundar, ci senti? No, ancora non ce l'abbiamo. Io ho la regia. Quindi, giornalista sportivo, abbiamo detto, è andato a seguire la partita. È andato a seguire in particolar modo la nazionale, ha fatto molte interviste anche ai vari, diciamo, sia all'allenatore italiano che l'allenatore azero, ha intervistato diversi giocatori anche perché c'è di fatto dei giocatori che qualcuno dell'Azerbaigian milita anche in Europa. Certamente l'arrivo della nazionale italiana in aeroporto attesa dal nostro ambasciatore Giampaolo Cutillo, che è un grandissimo personaggio che ha portato l'Italia veramente in un mondo anche da farlo amare, proprio l'Italia, il Made in Italy e l'Italia sono molto molto apprezzati. Questo contribuisce chiaramente all'ambasciata italiana che ha lavorato tanto. Abbiamo, sì, senti, in collegamento telefonico finalmente Dundar Kesapli, ci senti? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, ciao Dundar. Sì. Sì, abbiamo qui con noi il dottor Domenico Coco, non so, penso che vi conosciate abbastanza bene. Certo, un saluto anche a lui, un amico, ma un saluto anche a tutti gli amici siciliani, perché io mi sento a casa quando vengo in Sicilia, quindi vorrei salutare a tutti gli amici siciliani. E la Sicilia tutta ricambierà. Allora, noi le volevamo chiedere, ci ha detto il dottor Coco che lei è andato a seguire la partita dell'Italia contro l'Azerbaigian lì a Baku sabato. Sì, certo, sì. Perché io lavorando canale sportivo, in realtà, devo essere sincero, nazionale seguo pochi casi, di solito seguo Serie A italiano e Champions League UEFA Europa League. Per questo caso Azerbaijan era da seguire, perché Azerbaijan e Italia, due paesi, era il nostro interesse particolarmente. Diciamo, non solo televisione, ma anche il mio interesse personale, perché io faccio parte di un'organizzazione sportiva e anche mia televisione trasmettiamo queste partite. Per cui sono andato settimana scorsa con anticipo di poco giorni, perché ho detto così vado, per le preparazioni, per gli incontri e anche intervistazioni di persone. Soltanto purtroppo quando si vola, per problemi di voli, ritardi, siamo arrivati anziché mercoledì, sono arrivati giovedì, purtroppo, però comunque conta quello che è andato bene, finale, che è la vittoria dell'italiano, che è qualificato per l'europeo, e abbiamo avuto dei momenti molto belli, cioè l'arrivo di casa nazionale, regolare, tutto volo è andato bene, impostazione, in sistemazione alberghi, le cose, tutta l'organizzazione è andata bene. L'organizzazione AFA, che sarebbe Federazione Calcio Azero, loro hanno fatto tutto nel miglior modo, che le cose andassero bene. Quindi praticamente dal arrivo di nazionale con tutte le dirigenze e la squadra, finché sono partiti, le cose sono andate bene, anche con questo risultato. Quindi diciamo che un evento particolarmente bello, anche perché è stato giocato l'Olimpico di Baku, che è inaugurato durante la G20
gioco europeo giugno, è un bellissimo stadio, veramente bello, e quindi è un ambiente bello dove c'erano tifosi circa 40.000 così sotto pioggia dentro. Abbiamo passato la serata con risultato, e vi devo dire una cosa, sono diretti testimoni amici italiani, quando è iniziata, la partita è iniziata però, io ho detto questa partita d'Italia vincerà 3-1, ma non ci credeva nessuno, ma alla fine devo dire che c'è per fortuna testimoni, alla fine è andato 3-1, Italia ha vinto, chiaro, noi siamo amici di Azerbaijan, un popolo vicino a noi, ma tempo reale anche l'Italia non siamo a casa, quindi una bella vittoria che porta Europeo Italia, questo ci dà una soddisfazione particolarmente secondo me sportivi, ma anche una bella soddisfazione per la federazione calcio italiana, per esempio Tavecchio, comunque è sempre stato sostenitore di Conte, creduto, e quindi questo è il risultato che oggi noi vediamo tutti insieme. Dundar, come è stata accolta la nazionale italiana? Accolto bene, perché poi come sapete il popolo azero sono molto molto ospitale, sono un popolo vicino anche in Nazione Italia, anche sono diciamo un'ottima parte da tutti i punti di vista, e tempo reale anche il presidente Aliyev e la First Lady sono sempre Italia, quindi comunque devo dire è andata tutto liscio. Anzi, vorrei sottolineare anche una cosa forse più importante, che non lo so se il campo italiano hanno scritto o parlato. Io durante la partita 90 minuti ho visto delle situazioni qualche volta con palle, però ho visto sia il giocatore italiano che sia il giocatore azero che sono stati molto fair play, molto sportivi. Credetemi, altre circostanze difficilmente la vedo. Quando hanno fatto questa scusa, quando è successa una cosa, subito palla hanno buttato fuori. Cioè, lo devo dire. A parte ospitalità che è stata molto bene, tutto regolare, andato tutto bene, però anche allo stesso tempo ci sono queste due parti durante le partite, ci sono stato veramente un atteggiamento molto sportivo, molto fair play, molto diciamo pacifico, che difficilmente noi incontriamo in campo di calcio quando giocano 90 minuti, trovi anche più rigido, più aggressivi, più palloso, possono succedere, però io ho visto sia italiani che azerbaigiani, i giocatori veramente hanno mostrato una grande professionalità, e quello che noi vorremmo vedere sempre, anche se è difficile. Cioè, secondo me è andata bene, tempo reale, che forse sapete, insieme con Federazione CCC e ICE, insieme hanno organizzato un evento bello anche lì, che hanno portato diversi prodotti Made in Italy, che hanno fatto un evento molto bello, che ha avuto anche un certo grande successo, c'è le sfilate, la cena, insomma devo dire che io non mi sarei aspettato così, è stata una grande sorpresa per me, ma ho visto un'organizzazione molto bella insieme con l'ambasciatore Giampaolo Cutillo, che è l'ambasciatore italiano a Baku, un caro amico, comunque loro hanno lavorato molto, anche ICE, il direttore ICE di Baku, insieme con tutto il staff, chiaro, allo stesso tempo anche la dirigente di Azerbaijan, diciamo, sono state vicine a loro, aiutare tutte le preparazioni per, diciamo, solidare questi rapporti anche con questa occasione, questa circostanza. Dundar, scusami, c'è un grande interesse. Dundar, scusami. Hai intervistato Conte? Io l'ho Conte intervistato prima di partenza a Coverciano. L'unica domanda che ho chiesto io, tra l'altro, ho detto ma Azerbaijan da quando c'è il nuovo allenatore non perde, ho detto ci sono gioco cambiato, lui ha detto è vero, questa partita per noi è una trappola, cioè l'unica domanda che ho chiesto io l'ho portato da tutti i giornali, ha detto per noi può essere una trappola, però dobbiamo giocare bene e stare attenti. Alla fine, mi dispiace dirle, ma amici azerbaigiani, anche se Karabakh gioca bene in Europa, difende bene, però sta parlando generale nazionale, è chiaro che tecnicamente ancora un po' devono migliorare. L'Italia ha dei giocatori veramente di grande livello, è chiaro che il risultato era stato favorito lì. No, Conte ha intervistato solo
prima di partire era Coverciano, quindi ho seguito dal primo momento fino all'ultimo, e io sono entrato domenica sera, perché loro sono entrati il sabato notte dopo partite, io sono tornato domenica, e quindi stasera vado a vedere Italia-Norvegia, l'ultima partita qui è stato Olimpico Roma. Dondar, allora ci chiede un nostro radioascoltatore. L'Azerbaijan sponsorizza a suon di milioni l'Atletico Madrid. Perché una cordata di ricchi imprenditori azeri non acquista la società Calcio Catania e la porta ai vertici del calcio italiano? Sa darci una risposta a questo interrogativo? Allora, lo dico subito, questo non lo so, non posso dare risposta, ma posso analizzare. Azeri, diverse squadre importanti sono state sponsorizzate da loro. E Catania è purtroppo, quando ha avuto questi problemi, è chiaro che ha avuto dei problemi recentemente, quindi è probabile che ci sono tante squadre calcistiche, no? Quindi qualcuno deve un po', come si dice, fittigare, creare attenzione di alcuni imprenditori, finanziatori azero, magari riuscire a portare giù su Giglio e farla investire la squadra calcistica di Catania. Così ho una probabilità che può essere, magari in futuro, se noi in qualche modo interveniamo, magari suggerendo, dicendo che il Barre Catania c'è una squadra, si chiama Catania, una squadra che insomma è sempre stata il centro di attenzione di Serie A, e comunque il bene e il male, e magari così possiamo cominciare un po' a tirare attenzione, perché poi loro, sai, calcio, quando giocano, dovrebbe sapere il nostro ascoltatore. Il calcio, quando si scende in campo ci sono migliaia di squadre, allora gli imprenditori qualche volta guardano quando vanno a investire, investono, ma in tempo reale aspettano risultati, avere un riscontro. Certo, assolutamente. Giustamente questa è una strategia del marketing, è anche giusto che sia così. Ma probabilmente che cosa mi porterebbe? Allora, noi adesso avremo delle iniziative con Italia e con l'Azerbaijan. Ecco, parla di questo. Come? Parla di questo, che le iniziative che ci saranno tra l'associazione Italia-Azerbaijan e la Sicilia, sì, anche. Noi adesso, infatti stavo dicendo quello, noi avremo delle iniziative culturali, sport, anche invitando alcuni imprenditori, insomma, così. Intanto noi cominciamo a fare primi eventi importanti a Sicilia, soprattutto a Catania. Perciò è probabile che con queste iniziative cominceranno ad avere degli interessi anche verso Sicilia. Comunque io la chiamo Sicilia Diamante di Mediterraneo, perché Sicilia è un posto dove non c'è, c'è la storia, arte, cultura, gastronomia, mare, sole, veramente. E si possono un po' dico non tanto, ma un po' diventerà veramente un posto centro di attenzione di tutto il mondo, perché su 12 mesi l'anno è sicuramente 6-7-8 mesi uno può andare a prendere sole, mare, dove ci mangi bene. Quindi bisogna un po', anche noi con l'associazione aiuteremo un po', no? Quindi stiamo lavorando su questo. Dundar, speriamo che possiamo fare a Catania, io lo dico come catanese in particolar modo, di avere una squadra azzera qui per poter giocare col Catania. Sì, speriamo, questo sarebbe il nostro auspicio. Sì. Bene, Dundar. Questo è l'inizio, quindi piano piano costruiamo insieme e sicuramente faremo belle cose insieme. Speriamo che possa funzionare questa collaborazione. Bene, Dundar, noi la ringraziamo per il suo intervento. Grazie mille. Speriamo che possa venire ospite qui da noi quando verrà, le porte del nostro programma sono aperte alla nostra trasmissione. Tanto verrò presto a trovarvi. Benissimo, allora noi l'aspettiamo. Grazie, Dundar. Una buona serata. Ciao, Dundar. Benissimo, dottor Coco, a questo punto noi andiamo ad ascoltare il primo brano. Con ospiti del genere non potevamo non partire con un autore di livello mondiale, una leggenda della musica, Elvis Presley, A Lipless Conversation. Noi salutiamo il dottor Domenico Coco, lo ringraziamo per essere stato qui con noi, per averci parlato dell'Azerbaigian, per avercela fatta conoscere meglio, e ci ritroviamo dopo il brano musicale di Elvis Presley, A Lipless Conversation. Grazie, dottor Coco. Grazie, arrivederci. Action ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Close your mouth, open up your heart, and maybe satisfy me.
Bentornati amici radioascoltatori a Palla al Centro, una porta sul campo. Per chi si fosse affezionato all'Azerbaijan, come potete ben vedere, chi ci segue streaming, chi invece ci sente in radio, devo informarvi che il console, il dottor Coco, non c'è più. È stato sostituito nella postazione da Alessio. Sì, io sono tornato nel mio ruolo di... Non sarò più al tuo fianco, ma... Al mio fianco ci sei sempre, diciamo. Va bene, ora hai preso il posto del console dottor Coco, che ci ha lasciato appunto dopo il brano di Elvis Presley. Sì, però nel frattempo credo che qualche ascoltatore si sia anche interessato un po'. Sì, anche perché ci è arrivata la domanda di sì, un ascoltatore. Sì, leggi, Ruggero, leggi. Magari la leggiamo dopo, perché okay, così poi andiamo ad affrontare anche la seconda parte del messaggio, che prima non era magari carino non leggere in quel caso, certo. Allora Ale, torniamo ad occuparci di calcio in senso tecnico. Sì. Italia che ha battuto l'Azerbaijan 3-1, le reti di Eder, aiutami, El Shaarawy e Darmian. Qui vediamo il video della partita. Primo gol di Eder sul lancio geniale di Verratti. Eder, poi... hai fatto bene a sottolinearlo, perché Verratti sta raccogliendo l'eredità di Pirlo in maniera eccezionale veramente. E questo secondo me è un lancio da grandissimo calciatore di prima, in profondità, meraviglioso. Poi qui è arrivato il gol dell'Azerbaijan su un'indecisione della difesa italiana, segnato Nazarov, quindi comunque il popolo azero è riuscito comunque ad esultare anche per il momentaneo pareggio. Comunque sì, un gol importante per l'Azerbaijan, che comunque si è comportata bene in questo girone. Sì, poi diciamo pareggio che è durato comunque poco. L'ha detto anche lo stesso Conte, ha detto il nostro ospite telefonico, il divario tecnico tra le due squadre è ampio, sicuramente. Qui vediamo il gol del Shaarawy, i limiti evidenti alla difesa dell'Azerbaijan, e poi il terzo gol dell'Italia, che è arrivato su un disimpegno sbagliato, Darmian da fuori, come puoi vedere Alessio tu ora sullo schermo dietro di noi. Sì, Darmian che sta giocando molto bene anche col suo nuovo club, cioè il Manchester United, quindi Darmian è sicuramente uno dei giocatori su cui può puntare questa nazionale, perché un giocatore che riesce in un club prestigioso come i Red Devils a mettersi in mostra, sicuramente deve essere anche una colonna della nazionale. E invece ora, dopo aver visto i video dell'Italia, vi ricordo i numeri di telefono con cui potete, diciamo, interagire con noi. Il numero WhatsApp 340 05 11 286, e il numero fisso 095 88 692. Quindi per chi ci volesse telefonare può anche, diciamo, parlare qui con noi in diretta, discutere sulla partita, insomma, farci domande, quello che vuoi, più, diciamo, vi piace. Quello che più vi piace. Allora, leggiamo questi messaggi, che dici? Ti vedo un po' in difficoltà, stato forse l'Azerbaijan, tutto questo... Sì, sono stato confuso, diciamo, non sono argomenti cui sento parlare spesso. Però abbiamo offerto anche una porta non solo sul campo, ma anche sul mondo, una più classica finestra sul mondo. Esatto. Allora, il messaggio di prima del radioascoltatore ci chiedeva perché i ricchi imprenditori azeri non... Quindi una domanda tecnica, diciamo, sì. Poi ha messo un post scriptum con scritto: oggi ospite azeri, giovedì una modella norvegese? Posso rispondere io? Devi. Allora, rispondere. Cari amici ascoltatori, dovete sapere una cosa. Ruggero è un uomo di mondo, mettiamola così. Quindi io vi prometto che Ruggero, se non giovedì ma martedì, comunque nelle prossime puntate, Ruggero riuscirà a portarvi una modella norvegese per parlare ovviamente della Norvegia. Allora, possiamo farlo in un altro modo. Io martedì porterò un ospite donna. Se lo faccio, Alessio ci porterà i pasticcini giovedì. Va bene, io però voglio l'approvazione della nostra regia. Salvo sa di quello che sto parlando. Non è solo una leggenda quella di Ruggero e le sue tante donne. Quindi io credo che una... anche non modella, dai, una norvegese. Una norvegese. Una donna norvegese, poi magari ci proviamo. Allora, intanto chiederei alla regia di mandare la classifica del girone dell'Italia, perché l'Italia... Torniamo a parlare di calcio, parliamo di calcio, sì. Perché l'Italia con questa vittoria si è qualificata automaticamente. Non si è qualificata ancora da prima, perché... C'è un bel problema, perché l'Italia dovrebbe battere stasera la Norvegia, ma dovrebbe vincere con un bel po' di scarto. Sì. Dovrebbero essere, credo, 5 i gol di scarto per poter qualificarsi ai test di serie.
bisognerà vedere poi il sorteggio. Le parlavi tu giustamente, Ruggero, la scorsa volta, parlando di, della fortuna, è sicuramente un elemento fondamentale nel, nei sorteggi, quindi non è detto che qualificarsi, diciamo, non da testa di serie possa essere poi questo gran problema. No, non, sì, sì, è tutta una questione di fortuna, come dicevamo, abbiamo detto la prima puntata, la seconda puntata, purtroppo o per fortuna nei sorteggi anche l'essere teste di serie non assicura quella, diciamo, comodità tra virgolette nel girone che si potrebbe sperare. L'Italia intanto dobbiamo pensare a vincere, perché a prescindere dai gol di scarto, perché poco, nel caso sì. in cui dovessimo perdere perderemmo non solo la testa di serie ma anche il primo posto del girone, e lì a quel punto sarebbero veramente dolori, perché si va a beccare una squadra come la Spagna, la Germania. Il girone poi diventa complicato. No, più che altro è anche un peccato, perché oggettivamente l'Italia si è comportata bene, non solo nella scorsa partita, ma in generale in tutto il girone, nonostante le difficoltà che Conte ha incontrato tra infortuni, giocatori che non hanno trovato il giusto spazio nei club, è comunque è riuscito a, a costruire un gruppo solido e vincente, quindi sarebbe veramente un peccato perderla così all'ultima giornata. Sì. Mi fa piacere che tu abbia accennato a Conte, perché... Ora vorrei andare a sentire le dichiarazioni che l'attuale CT della Nazione l'ha fatto in vista proprio della partita della, contro la Norvegia. Non parla di norvegese, vero? Cioè di no. Modelle norvegese non ne ha parlato. Credo ha parlato di no. Della partita, ok, va bene. Andiamo a sentire. Che possono soffrire dal nord o dal sud, ecco. Siamo pronti ad affrontare una squadra, la Norvegia, che ha fatto dei passi da gigante sicuramente. Stanno facendo molto bene e si giocherà la qualificazione insieme alla Croazia, ecco, per andare in Francia insieme a noi. Cercherò di confermare quanto più possibile comunque gli uomini che hanno giocato contro l'Azerbaigian. Quindi Pelé ed Erra hanno delle buone probabilità di essere riconfermati. Da qui alla fine della stagione mancano praticamente, penso, 8 mesi, no? Quindi... Possono accadere tante cose, è inevitabile che la qualificazione l'abbiamo raggiunta con un determinato gruppo e questo peserà tanto. Chi vorrà entrare a far parte del gruppo dovrà dimostrarlo in maniera molto netta, perché non una, due partite, due gol spinti da correnti e venti che possono soffiare dal nord o dal sud, ecco. Siamo pronti ad affrontare una squadra, la Norvegia, che ha fatto dei passi da gigante sicuramente. Stanno facendo molto bene e si giocherà la qualificazione insieme alla Croazia, ecco, per andare in Francia insieme a noi. Cercherò di... Con la Croazia che in verità sta sotto di noi. Quando si avverrà l'esclusione è perché ha vinto 1-0 andata e ritorno con Malta anziché farne 5-6. La colpa può essere solo della mancanza di attaccanti o possiamo accusare Conte per il gioco? Alessio, è una bella domanda perché è vero che Conte appunto ha parlato della Croazia, che al di là del fatto di essere sotto di noi nella classifica del girone, però si è comportata abbastanza bene in questi mesi sul campo. È vero che una squadra come l'Italia è un peccato che non sia tra le teste di serie. È anche vero però che una squadra come l'Italia, come dice giustamente il nostro ascoltatore, che credo sia Angelo. Sì, sì, sì. Deve riuscire a, quando gioca nazionali magari con una tradizione minore, diciamo, per quanto riguarda il calcio, tipo Malta appunto, ha fatto l'esempio corretto, deve riuscire a imporre il proprio gioco e deve riuscire a fare un risultato sicuramente più largo, e possa essere un segnale anche per le altre squadre, le sue rivali. 1-0 è un risultato, soprattutto per come è avvenuto l'ultimo, sì, che è molto stentato per le di mano, quindi non, una nazionale come l'Italia non può vincere così. E c'è tempo perché ci sono ancora un paio di mesi per arrivare all'Europeo, quindi l'Italia deve crescere sotto questo punto di vista. Prenderemo quello che verrà. Mancano un po' di mesi all'Europeo, hai detto bene, e l'ha sottolineato anche Antonio Conte. Detto, da qui all'Europeo mancano 8 mesi, può succedere di tutto, ma il gruppo che ha partecipato e che ha conquistato queste qualificazioni verrà preso in considerazione. Non bastano 2 partite con 2 gol per essere, insomma, lui ha usato una metafora sui venti che soffiano dal nord e dal sud, ma insomma, per essere presi in considerazione. Tu a chi pensi che si riferisse? Io un'idea ce l'ho. Falla, dai, tanto ormai abbiamo parlato di modelle norvegesi. Ci sprechiamo per questo. Io penso che Conte parli di Mario Balotelli. È anche secondo me molto probabile, però
ci sono i mesi, quindi ci sono tanti mesi, quindi bisognerà vedere se Balotelli si fermerà a due gol o se il suo bottino da qua alla fine del campionato sarà più ampio. Lì a quel punto Conte dovrà capire veramente come stanno le cose. Tu lo convocheresti Balotelli? In questo momento ora come no. Ora. In questo momento no, può essere un'arma sicuramente, però in questo momento no, perché terrei il gruppo così com'è. Poi siamo sempre lì, da qui alla fine del campionato può cambiare di tutto, dipenderà anche gli altri attaccanti attuali della nazionale come si comporteranno sul campo. Assolutamente. Parlavamo prima di modelle norvegesi e un radioascoltatore fa una domanda non prettamente calcistica, diciamo. E leggi, Ruggero, tanto ormai la tua dignità è andata, non l'abbiamo persa. Ragazzi, ma che ne pensate della vera nazionale di Matri? La Nargi vale più della maglia azzurra. Ecco. Io vorrei dire a questo ascoltatore che, appunto, sempre riferendomi al discorso di Ruggero, ha tanti contatti in questo mondo, sta già parlando con Federica Nargi per averla qui su Globus, nel nostro programma. Quindi speriamo di accontentarti presto. Sbaglio, Ruggero? Sì, sbaglio. Diciamo che sbagli, perché se avessi contatti con la Nargi sarebbe stata sempre ospite qui accanto a noi in qualsiasi trasmissione, a qualsiasi ora, a qualsiasi minuto. Purtroppo i contatti con la Nargi ancora non ce li ho. Hai detto bene, ancora. Vabbè, tralasciando la simpatia. Senti, Ruggero, abbiamo parlato di Conte. Sì. Io ti voglio fare una domanda. Oggi si parlava di un possibile addio di Conte dopo gli europei. Qualsiasi sia il risultato, ormai si sa, Conte e la federazione sono un po'... No, ai ferri corti, però il rapporto non è idilliaco. Si parlava di possibili alternative, si sono fatti un paio di nomi che magari dopo ti farò, non so se hai letto, però prima vorrei sentire il tuo parere riguardo a chi potrebbe raccogliere, se pensi intanto che Conte possa lasciare la nazionale, chi potrebbe raccogliere l'eredità della panchina azzurra, secondo te. Io poi ti dirò chi le grandi testate hanno nominato come possibile successore. Allora, guarda, io... non ho mai visto Conte allenatore di una nazionale, non dell'Italia in particolare, ma in generale proprio non Conte sulla panchina di una nazionale non lo vedo, perché Conte, da quello che ha mostrato alla Juve, è un allenatore a cui piace lavorare con i suoi giocatori tutti i giorni, martellarli, tenerli lì sul pezzo, insomma prepararli tutti i giorni. Conte in nazionale lo vedo un po' limitato per il tipo di lavoro che lui ha impostato quando era alla Juve, perché lui, appunto come ho detto, deve avere una squadra a pieno regime tutti i giorni. Sul fatto che possa lasciare la nazionale, secondo me sì, proprio per questo motivo e perché, come hai detto giustamente tu, il rapporto con la federazione, con Tavecchio, sembra non proprio ottimale. Quindi sì, io penso che Conte dopo l'europeo lascerà la nazionale. Sentenza, signori, segnatevela oggi, che giorno 13 ottobre Tracuzzi è sentenziato. Mi potrei sbilanciare anche su dove secondo me Conte potrebbe andare. Però non lo so, poi farò la figura di quello che non ci azzecca mai. Intanto dimmi tu chi prenderesti al suo posto in nazionale. Partiamo da qua, piccoli passi. Ancelotti stranamente non è tra i nomi che sono usciti oggi, perché anche io ci avrei pensato. Potrebbe essere una grande intuizione. Oggi si parlava in realtà di Capello, di Allegri, che già è stato erede di Conte sulla panchina della Juventus. Penso se Allegri dovesse andare all'Italia sulla panchina d'Italia dopo Conte potrebbe. E poi anche di la strana coppia, mettiamola così, Cannavaro e Lippi, che farebbe il direttore dell'area tecnica, diciamo. E quindi questi sono stati dei nomi. Chiaramente da qui alla fine dell'europeo può cambiare di tutto, possono dimettersi, possono saltare allenatori, qualcuno di questi allenatori potrebbe trovare un nuovo progetto, perché si parlava appunto anche di Capello, di Spalletti, però questi sono i nomi. Tu hai buttato lì così uno, sì, il primo che mi è venuto libero. Mi è piaciuto, ti sei comportato abbastanza bene, è stata una bella risposta. Dimostrato che non avevo letto i nomi dei possibili candidati alla panchina azzurra. Promosso a piedi vuoti. Benissimo, allora ci è arrivato un altro messaggio, a me è sfuggito, andiamo a leggere adesso. Salve ragazzi, complimenti, bravi, grazie. Tre volte grazie. Una domanda, a chi dareste allo stato attuale il premio miglior giocatore della Serie A? Da Franco. Miglior giocatore della Serie A. Bello. Questa è bella una domanda tosta. Intanto c'è da capire se come miglior giocatore intende il migliore in assoluto o il migliore, penso, il più in forma. Io penso sì. Penso parli di queste 7 giornate. Io, Ruggero, sono veramente in difficoltà, devo essere sincero. Forse personalmente quello che mi ha stupito di più è Eder. Ti dirò. Sì.
perché credo che se la Sampdoria è nel posto in cui è attualmente è grazie ai gol di Eder. E generalmente abbiamo visto per esempio il Pallone d'Oro, altri premi comunque si basano anche molto sugli attaccanti, sui giocatori che riescono a realizzare, perché fondamentalmente sono i gol quelli che ti fanno fare, certo, il salto di qualità. E credo che Eder, a mio parere, sia quello che il giocatore che sta spiccando di più in questo campionato, del resto anche in nazionale sta facendo molto bene. E io invece vado in controtendenza e non cito un attaccante, quindi mi discosto totalmente da... Sei oggi sono, contro, sì, di me, ho capito, va bene. Contro le istituzioni, contro i giornali, non dico i nomi che dicono, okay, loro. Ok, io mi dico, piace di belle. Esatto, io dico Allan del Napoli. Mi è piaciuta anche questa risposta. Allan, sì, in effetti mi sta piacendo tanto. Credo sia già a 3 gol, o sbaglio? Sì, ha segnato già 3 gol, lo so perché ce l'ho al fantacalcio, quindi anche io quindi ringrazio Allan. Non posso che concordare con te. Ringrazio Allan per il suo rendimento. Sperando che non ce l'abbia Enrico, ricordiamo il nostro ospite di settimana scorsa, che quando prendeva un giocatore si infortava, quindi speriamo che Enrico... Anzi, se Enrico, se ci stai ascoltando, scrivici, se hai Allan, se hai Allan, così favore, noi ce lo togliamo. Un altro ascoltatore ci chiedeva... ma dov'è l'Azerbaigian? L'ha spiegato Claudio l'altro giorno. Si trova in Medio Oriente, diciamo. Dai, Ruggero, non hai studiato geografia, mi sembra. Ripeto, io mi occupo di calcio, non di geografia. Vabbè, comunque siamo nella zona del Mar Caspio, sì, Iran, quella zona. Quelle zone. Non rischiamo l'incidente diplomatico. Già ci siamo andati vicini, quindi esatto, non sfidiamo la fortuna. Dicevamo, Italia che giocherà contro la Norvegia stasera. Conte si è sbilanciato sulla probabile formazione dell'Italia, quindi ora se la regia ci manda la probabile forma, i probabili 11, i probabili 11 dell'Italia che abbiamo preso da un noto sito sportivo, ovviamente non l'abbiamo stilata noi in quanto non abbiamo nessun tipo di contatto in questo momento con la nazionale italiana in questo momento, ma anche qua è come umiltà, quel per ora umiltà, per Ranaggi, umiltà, sì, umiltà. Sì. Ed eccola qui la formazione che abbiamo ipotizzato con Eder e Pelle davanti, il centrocampo a 5 o a 3 se si è in fase di attacco, in fase di difesa, con De Sciglio e Darmian sulle fasce, Florenzi, Montolivo e Soriano centrali, Chiellini, Bonucci, Barzagli davanti a Buffon. Di solito le formazioni si leggono dal portiere verso l'alto. Tu io sei, ho fatto oggi contare, ma perché oggi io sono cosa perché è oggi sono contro tendenza, sì, l'ho letto al contrario. Mi sono è una bella formazione. C'è comunque la difesa praticamente della Juventus, sì. Cioè, se non si scappa il portiere, i tre difensori sono della Juventus. Le fasce, ti ho parlato poco fa di Darmian, De Sciglio sicuramente è un ottimo prospetto. Chissà se col tempo non possa provare Conte anche qualche alternativa. Penso per esempio a Santone, comunque all'Inter bene o male stia, sì, giocando. Soriano, Florenzi, Montolivo. Montolivo mi lascia un po' più perplesso perché bisognerà vedere. Ma Verratti credo abbia avuto un problema muscolare, sì, nelle ultime ore. Florenzi è un bel giocatore, Ruggero. Florenzi a me piace. Florenzi tanto. È un bel giocatore perché lo adatti ovunque. Ha giocato per un periodo in attacco, ora sta facendo il terzino destro alla Roma. Qua in questa ipotetica formazione lo vediamo come mezzala, che secondo me potrebbe tranquillamente essere il suo ruolo per le caratteristiche che ha. Quindi è un giocatore che fa sicuramente comodissimo alla nazionale. E poi Eder Pelé, ne abbiamo parlato di Eder, e Pelé in questo momento è il classico numero 9 della nazionale. Quello che ci manca. Intanto Enrico risponde. Ha risposto Enrico. Ha risposto Enrico, quindi Enrico ci sta ascoltando e ci dice: ce l'avevo l'anno scorso quando era all'Udinese, all'anno. Sì, quando non segnava praticamente. Esatto. Avrà fatto credo 3 gol in 70 presenze. No, se forse uno solo. Male, forse uno solo. In tutta la sua carriera all'Udinese. Quindi merito di Enrico che quest'anno non l'ha comprato, all'anno diventerà il nuovo Rakitic. Grazie Enrico, lo ringraziamo. Quando vorrai venire in studio per parlarci dei giocatori che non prenderai al fantacalcio, sarai... Così lo sappiamo e li prendiamo noi, poi magari, sì, così, sì, vinciamo un fantacalcio. Sì, sì, sì. Benissimo. Quindi questa Italia-Norvegia, tu Ruggero come la vedi questa partita? Cioè secondo te l'Italia riuscirà, al di là dei 4-5 gol di scarto, riuscirà a portare a casa i 3 punti tranquillamente, oppure la formazione della Norvegia potrà metterla seriamente in difficoltà? Ma guarda, io credo che se l'Italia gioca da Italia... Nonostante abbiamo detto che non è un'Italia come quelle di un tempo, però l'Italia è chiaramente superiore tecnicamente alla Norvegia. Io penso che non dovrebbero incontrare grosse difficoltà. Ora siamo sempre allo stesso discorso, non vorrei portare sfortuna all'Italia, ma io penso sì che non che riusciremo a vincere un 5 gol di scarto quelli che servono, ma che riusciremo a vincere, sì.
Tu che ne pensi? Ora me lo dici. Io pensavo, speravo di evitare, capito? Perché metti caso ora, che poi l'Italia stasera non vince. Ora lo voglio poi, sapere. Ah, quelli di palla al centro hanno detto, quindi io volevo tirarmi fuori da questa discussione. No, no. Però la penso come te, non credo ci sarà una vittoria così netta. Cioè, noi chiaramente da tifosi azzurri lo speriamo, però da un punto di vista oggettivo non credo ci sia questo scarto incredibile, specie considerando che nazionali magari meno preparate come Malta o l'Azerbaigian stessa comunque si è comportata benissimo in campo, non siamo riusciti a imporre un gioco così dominante. La Norvegia è sicuramente più preparata, però credo che l'Italia possa tranquillamente, soprattutto giocando appunto anche in Italia, possa portare a casa il risultato. Tranquillamente. Io ti stavo chiedendo una cosa, se ti ricordi settimana scorsa, proprio quando c'era Enrico di cui abbiamo parlato in precedenza, abbiamo fatto quella sorta di gioco, chiamiamolo così, ti ricordi? Che io ti voglio mettere in difficoltà, cioè oggi non so se sei tu che ce l'hai con me o io con te, probabilmente divorzieremo, ognuno farà un programma a parte, però va bene. No, ti voglio mettere in difficoltà perché tu ti ricordi un grande attaccante norvegese che ha giocato nel Siena qualche anno fa? Io mi ricordo e sono felice che tu l'abbia citato, perché questo calciatore si è ritirato, ha dato addio al calcio. Non è lui, penso. Come? Quello che stai dicendo. Sentiamo chi stai dicendo. Io parlo di Mario Frick. Ma Mario Frick non è norvegese. Mario Frick non è norvegese, hai ragione. Infatti ho fatto una grande gaffe. E tu chi ti riferivi, scusa? Tore Underflo oppure John Carew? Questi attaccanti Però stiamo vedendo la regia, però, prontamente ci ha mandato la foto del grandissimo Mario Flick. Ecco, hai visto? È perché è il supporto comunque della nostra regia. Meno male che il supporto della nostra regia. Appunto, stai dicendo di Mario Flick? Sì, Mario Flick ieri ha dato il suo addio al calcio a 41 anni. Ti vedo commosso. Sì, ma Mario Flick è stato un'icona del nostro calcio. Non del nostro, però insomma è stato un grande Mario Flick. Ha giocato, sì. Tra l'altro parte attaccante, nell'Ixtan ha giocato difensore centrale, cioè un uomo tutto campo. Tutto fa, cioè, Mario Flick, un grande. 41 anni, quindi ha detto addio al calcio ieri. Diciamo anche, era ora, possiamo dire. Con tutto rispetto per Mario Flick, però a 41 anni ci sta che tu dia addio al calcio. Quindi sì, abbiamo fatto una rapida incursione nel ti ricordi chi? Questa rubrica, ho capito. Ma io ti volevo mettere in difficoltà, invece tu hai trovato la solita via per sviare. Come faceva Enrico l'altro giorno che girava. Sì, la porta d'emergenza, mettiamola così. Ci arriva un complimento da Grande Mago, non so chi sia, però grazie. Ragazzi, complimentoni, questa trasmissione non è male. Quindi, ok, sì, è un apprezzamento. È un apprezzamento da ragazzi. Vabbè. Allora, noi ormai siamo in chiusura. Bene, sì. Quindi abbiamo affrontato abbiamo parlato dell'Azerbaigian. Azerbaigian. Italia-Azerbaigian. Abbiamo avuto due ospiti incredibili. Assolutamente, di livello altissimo, elevatissimo. E di questo io sono molto, molto contento. Vuol dire che la trasmissione comunque sta prendendo forma. Sì, siamo ancora alla terza puntata, però noi ci rivediamo qui giovedì per parlare della, speriamo, avvenuta conquista del primo posto da parte dell'Italia o della modella norvegese che Ruggero porterà in trasmissione. Ci proveremo e daremo anche un'occhiata alla Serie A che finalmente, possiamo dire, ricomincerà sabato. Ricomincerà finalmente, il weekend avrà senso, Ruggero. Allora, giovedì alle ore 15 sempre qui con Alessio Nicotra e Ruggero Tracuzzi su Globus Radio Station e Globus Television. Un saluto di nuovo da Ruggero Tracuzzi e Alessio Nicotra. A giovedì. Palla al centro, un programma condotto da Ruggero Tracuzzi e Alessio Nicotra.